nella parte più bassa, appena sopra le icone di sistema. Quindi queste, come ho già avuto modo di dire, restano sempre nella parte bassa, prefissate, e poi le nostre icone, dal selettore di spazio di lavoro in su, vengono messe però sempre aggiunte dalla parte bassa in avanti. Ecco. Quindi lasciamo pure accesi i terminali che magari ci servono ancora. Comunque volevo mostrare il tasto destro come concetto di uso nel launcher. A proposito di tasto destro, c'è ancora una particolarità da segnalare, che è il menu contestuale delle icone di sistema, cioè queste qua, cosiddette lenses. Quelle, le icone, le place, quelle che permettono di cercare i file, quelle che permettono di cercare le applicazioni o altre nuove che arriveranno in futuro, come abbiamo già avuto modo di vedere qualche punto sopra qua, che abbiamo già visto. Ecco, queste icone di sistema predefinite hanno un loro menu particolare, contestuale e specifico per icona. Dunque, l'unica che non ha ovviamente un menu contestuale è l'icona del selettore spazio di lavoro, perché il suo unico compito, premendolo, è quello di mostrare, ecco, i vari spazi di lavoro, e quindi non ha tasto destro. Quindi premendo tasto destro non succede nulla. Mentre, per esempio, file e cartelle, proviamo a fare tasto destro, ecco che appare tutta una serie di opzioni che permettono di attivare, ancora prima di mostrare il dash, quindi quel pannello semitrasparente, di attivare, dicevo, un filtro, già un prefiltro. In questo caso ho fatto tasto destro sulla lens, sull'icona predefinita di sistema che ricerca i file. Per difetto parte sempre con tutti i file, quindi la prima opzione, però io posso andare dritto a cercare i documenti perché so che è quello che devo cercare, oppure le immagini, eccetera, eccetera. Facendo clic, vediamo immagini, facendo clic si apre la dash, come sempre, campo di ricerca, suddivisione temporale dei risultati, la settimana scorsa ho usato questa immagine, eccetera, eccetera, e qui sulla destra, dove c'è la tendina che vi ho già mostrato con i vari filtri possibili, è preimpostato immagini perché l'ho scelto prima con il tasto destro. Quindi nulla mi vieta di tornare su tutti i file o di attivare altri filtri. Schiacciamo il tasto Escape per chiudere il dash e provo un altro filtro sull'icona predefinita delle applicazioni. Il principio è sempre quello che abbiamo appena visto, però vedete che il menu contestuale si adatta all'icona di sistema, quindi ovviamente non è più uguale a quella della ricerca dei file, ma le applicazioni, il dash, si apre con tutte le applicazioni con opzione predefinita, ma poi però si può già prefiltrare per accessori, accesso, strumenti di sviluppo, educazione, quindi per le varie categorie, di applicativi che poi si ritrovano anche nell'Ubuntu Software Center. Quindi vediamo un po', per esempio, giochi. Se io apro il dash già prefiltrato per giochi, qui a destra è preimpostato giochi, quindi della tendina con tutte le opzioni, e ovviamente ho il mio campo di ricerca, ma in più qua ho i giochi che sono già installati e giochi disponibili, quindi non ancora installati, ma che possono eventualmente interessarmi. E quindi qui posso prefiltrare, quindi restringere la mia ricerca a quello che mi interessa, educazione, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure tutte le applicazioni per avere tutta la gamma. Tasto Escape per chiudere. Ecco, questa era un'altra particolarità importante e pratica e utile, trovo, che dà valore aggiunto all'uso del launcher, che come vedete diventa veramente una parte centrale, essenziale di tutta l'interfaccia Unity. Molto viene indicato dal launcher stesso all'utente come molto può fare l'utente con il launcher, e tutto parte da lì praticamente. Ve ne state accorgendo man mano che ve lo sto spiegando, insomma. Quindi questo punto l'abbiamo svolto.
Andiamo avanti. Oh. Allora, avvio e gestione applicazioni dal launcher. Qui, prima di mostrare in pratica questo punto, spengo, quindi chiudo tutte le finestre del terminale che avevo aperto prima, che così ricomincio a mostrarvi passo passo come ho fatto, perché prima ho aperto tranquillamente le varie finestre, ma vi sarete chiesti come ha fatto ad aprirle, eccetera, eccetera, senza che si vedesse niente di particolare, solo con il mouse. Allora, avvio gestione applicazioni. Dunque, con un clic del tasto sinistro o del tasto centrale del mouse si avvia un'applicazione, cioè si avvia per la prima volta, la prima istanza di un'applicazione. Quindi restiamo sul terminale che sappiamo già che ci permette di essere avviato più volte, che a scopo didattico va benissimo, quindi o con il tasto centrale o con il tasto sinistro facciamo clic sull'icona terminale e si avvia una prima volta il terminale. Poi con ulteriori clic del tasto centrale si avviano più istanze della stessa applicazione, ammesso che sia concesso, come ad esempio con Nautilus. Qui parlo di Nautilus, però il terminale è lo stesso concetto. Abbiamo appena visto che possiamo aprirne quante ne vogliamo. Allora, quindi alla prima apertura abbiamo la scelta, o tasto sinistro, il solito, normale, il più usato del mouse, o tasto centrale. Dalla seconda finestra in avanti dobbiamo usare il tasto centrale, sempre sull'icona, quindi andiamo con il mouse sull'icona, clicco con il tasto centrale del mouse ed ecco che appare un'altra finestra, che fanno due. Poi, quando un solo esemplare dell'applicazione è aperto e si fa clic con il tasto sinistro del mouse, Unity ci mette in primo piano questa finestra. Quindi poniamo il caso che io sto lavorando con questo terminale e vedete che è la finestra che ha il fuoco in questo momento, quindi il titolo in bianco e non in grigio, e io voglio portare in primo piano, quindi anzi facciamo così che è ancora meglio, voglio portare in primo piano di nuovo la mia scaletta di Unity. Allora clicco con il tasto sinistro sull'icona col triangolino, che vuol dire questo applicativo è acceso ed è su un qualche spazio di lavoro, in questo caso lo vediamo già qui per nostra praticità. Faccio clic con il tasto sinistro e viene portata davanti e da qui posso lavorare su questa finestra. Quando più esemplari della stessa applicazione sono aperti, il primo clic con il tasto sinistro del mouse ci presenta l'ultima finestra che era attiva. Un secondo clic presenta in esposizione tutte le finestre in modo che possiamo scegliere con quale lavorare. Ecco, tutte le finestre di quell'applicazione. Quindi se, ancora una volta diciamo è più complicato spiegarlo a parole che mostrarlo. Vedete che abbiamo la nostra scaletta Nota Tomboy in primo piano, finestra attiva, e due finestre terminali non attive in questo momento, però sono due. Ora, facciamo un primo clic sull'icona terminale qui nel launcher ed ecco che vi viene messa in primo piano la finestra del terminale che era attiva prima di far diventare attiva la nota Tomboy, insomma, ecco. Se clicco in questo momento ancora una volta col tasto sinistro sull'icona, ecco che specificatamente solamente per le finestre di terminale ci vengono esposte. E questo appunto indipendentemente dal spazio di lavoro dove si trovano le due finestre. È un po' come la scorciatoia che abbiamo visto poco fa, tasto super e W, però che vale per tutte le finestre di tutti gli applicativi aperti. Il tasto sinistro su un'icona del launcher di un applicativo che è aperto più volte fa lo stesso lavoro ma limitatamente a quell'applicativo. Quindi poi posso scegliere, vedete, passo col mouse, prende il fuoco una finestra o l'altra, e se faccio clic mi viene messa in primo piano quella. Magari a scopo dimostrativo una la differenzio, che forse è meglio. Faccio di nuovo l'esercizio, quindi vedete una, faccio clic e l'altra che mi viene messa in primo piano, rifaccio, vengo su questa e così via. Quindi vedete anche questo
gioco di click che poi è velocemente memorizzato ed è molto pratico.